Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Mauri Fai, canale dedicato a tutto quello che è il mondo della tua fedeltà. Io sono Maurizio e in questo video andremo a vedere una gloria del passato. Mi riferisco a un piccolo diffusore che comunque negli anni 80, metà degli anni 80, ha avuto il suo bel successo. Il produttore è Mission, il modello è il 700 Landing Gauge, un diffusore davvero piccolo, compatto, ma dal suono veramente notevole per quello che può essere appunto la sua riproduzione. Però adesso non vi anticipo niente, partiamo come al solito con una scheda tecnica del diffusore e poi con quello che è stato la mia prova d'ascolto e le mie impressioni appunto su questo diffusore. Partiamo pure con il video. Caratteristiche tecniche del Mission 700 Landing Gauge. L'anno di produzione di questo diffusore risale intorno al 1985. Si tratta di un diffusore a due vie, dotato di due altoparlanti in configurazione sospensione pneumatica. La sua risposta in frequenza è molto interessante, in quanto va da 55 a 20 kHz più o meno 3 dB, ma si estende a meno 6 dB fino a 35 Hz. La potenza applicabile va da un minimo di 20 W al massimo di 75 W. La sua sensibilità è di 89 dB, il crossover è tagliato a 3500 Hz. Ora diamo un attimino un'occhiata a quelli che sono i suoi componenti. Abbiamo un woofer da 177 mm appositamente studiato da Mission in materiale Plastiflex, quest'ultimo con sospensione in gomma. Per quello che riguarda invece l'unità driver delle frequenze alte, abbiamo un tweeter da 19 mm in polimero a cupola, quest'ultimo raffreddato a ferrofluido. Diffusore, come abbiamo detto, in sospensione pneumatica da 15 litri. Le sue dimensioni sono 210x205x380 mm. Il suo peso non è molto elevato, stiamo parlando di 6 kg per diffusore. Ai tempi della produzione usciva in una finitura nera oppure noce. Bene, appunto dopo quello che è stata la scheda di questo piccolo diffusore, vi voglio portare quelle che sono state le mie impressioni d'ascolto. Davvero mi ha impressionato questo piccolo diffusore per spazialità e per riproduzione sonora. Piccolo, tra l'altro dal costo piuttosto contenuto, perché ad oggi sul mercato dell'usato lo si può reperire tranquillamente tra i 100 e i 150 euro, davvero un diffusore davvero molto interessante. Sarà per la sospensione pneumatica, sarà per quello che è stato appunto la realizzazione proprio del diffusore, che tutto sommato non ha niente di particolare, è piuttosto leggero anche, ma davvero molto molto ben suonante. Adesso non vi voglio anticipare nulla, vi lascio con quello che è stato la mia prova d'ascolto del Mission 700 Landing Gauge. Prima di arrivare a quello che è la prova d'ascolto, ossia le mie impressioni che ho avuto del Mission 700 Landing Gauge, volevo giusto dare un attimino uno sguardo storico a questo diffusore. Un diffusore che avevo già ascoltato all'epoca, a metà degli anni 80, quando come diffusori era consuetudine trovare diffusori in sospensione pneumatica con woofer che erano piuttosto voluminosi quanto anche il diffusore stesso. Questo Landing Gauge, la prima volta che l'avevo visto, mi aveva lasciato un attimino scettico, ancora prima di ascoltarlo. Era molto piccolo per quello che poteva essere lo standard dell'epoca. Ma dopo i primi ascolti veramente mi aveva colpito per quello che era la trasparenza sonora e soprattutto per la profondità del basso, visto le dimensioni del woofer e del diffusore stesso. A distanza di anni ho voluto riacquistarlo per poterci fare una recensione e una prova d'ascolto, memore di come suonava bene appunto in quegli anni. Bene, abbiamo visto la scheda tecnica di questo diffusore e adesso vi lascerò le mie impressioni su quelle che sono state le sessioni d'ascolto che ho fatto appunto con questo bel diffusore di casa Mission. Le piccole Mission sono un diffusore piuttosto facile da essere pilotato da qualsiasi amplificatore, in quanto hanno un'impedenza che non scende mai sotto il valore di 6 ohm e una sensibilità che si aggira intorno ai 90 decibel. Le piccole Mission amano stare vicino alla parete, così da avere il giusto carico per quello che è la frequenza bassa. Si tratta di un diffusore facile da inserire in qualsiasi ambiente, visto che sono in sospensione pneumatica. Per quello che riguarda la sua riproduzione, abbiamo una gamma bassa che rimane ben presente, veloce, ottimamente frenata, da questo punto di vista veramente notevole quello che ha risultato.
Per quello che riguarda invece le voci, rimangono molto ben presenti, specialmente quelle femminili, un po' più arretrate invece quelle maschili, che mancano un attimino di energia per quello che è la gamma medio-bassa. Ottima tutta quella che è la riproduzione degli strumenti, specialmente le chitarre elettriche hanno la giusta energia. Per quello che riguarda appunto il lavoro del tweeter, da questo punto di vista è ineccepibile. Il grosso limite di questi diffusori sono i pieni orchestrali, o comunque i pieni musicali, dove tanti strumenti vengono riprodotti simultaneamente. Da questo punto di vista, il diffusore tende un po' a comprimere quello che è appunto la riproduzione. Altro difetto che ho notato è stato quello delle incisioni non proprio perfette. Essendo un diffusore piuttosto aperto, ho enfatizzato questo difetto, al punto di diventare un attimino troppo aspro e faticoso quello che è l'ascolto. Bene, fatemi esprimere la gioia per aver trovato un diffusore così, a oggi, a distanza di 25 anni, così gradevole. Veramente è stato qualcosa che mi ha colpito. Una riproduzione musicale, soprattutto in gamma bassa, che risulta veloce, ben dinamica e con un'ottima estensione, ma soprattutto, come ho già detto prima, è molto veloce e ben frenata. Con un diffusore di queste dimensioni, potete notare, non stiamo di certo parlando di un diffusore di grandi dimensioni, è veramente qualcosa di notevole. Il diffusore è facile da inserire in quanto la sospensione pneumatica può essere tranquillamente messo ovunque, gradisce comunque che si avvicini, come avevo già detto, alla parete, così da poter avere un certo rinforzo in gamma bassa. Per quello che la riproduzione invece delle voci, le voci femminili sono sicuramente ben riprodotte, quelle maschili un po' meno, rimangono un attimino un po' più asciutte. Per quello che può essere invece la riproduzione delle chitarre, veramente notevole, hanno una grossa dinamica le chitarre riprodotte da questo diffusore. Il diffusore in generale rimane un attimino aperto sul medio alto, è un attimino un po' più chiaro come diffusore. Questo però dà vita anche a un dettaglio piuttosto elevato, riproduce una scena stereofonica molto ampia. Da questo punto di vista non mi sarei aspettato veramente un risultato così da un diffusore così piccolo. Quello che c'è da dire invece in negativo è che se abbiamo un'incisione che non è proprio di qualità, dove magari gli estremi sono un attimino un po' attenuati, diventa un po' aspro. Come diventa aspro nel caso abbiamo dei grossi pieni musicali dove ci sono tanti strumenti da riprodurre, il diffusore va un attimino in crisi. Sì, un po' meno con amplificazioni come può essere il Copland, ma diciamo che il Copland abbinato a un diffusore così veramente ha poco senso. Per cui diciamo che nel grosso, nella produzione degli strumenti, specialmente nella musica classica, magari non è il massimo questo tipo di diffusore. Comunque, ripeto, è un diffusore che a 25 anni l'avevo ascoltato in passato, mi era piaciuto, adesso riascoltato ad oggi con l'elettronica che sono migliorate rispetto al tempo, devo dire che veramente mi ha colpito. Stiamo parlando di un diffusore che si può tranquillamente trovare sul mondo dell'usato a 100-150 euro, veramente trovate veramente poco di meglio di questo diffusore. È un diffusore che comunque, avendo una certa età, ha una componentistica di qualità, lo si vede in quanto sospensioni e tweeter funzionano perfettamente. Sarò stato fortunato io aver trovato un diffusore così? Non penso. Ho visto in giro, comunque, sono sempre dei diffusori che si trovano facilmente e in ottime condizioni. E con questo spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, un like è gradito. Se volete iscrivervi al canale, il gradimento è doppio. Vi ringrazio. Un saluto da vostro Maurizio di Maurify. Ciao ciao! Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Maurify, canale dedicato a tutto quello che è il mondo dell'alta fedeltà. E io sono Maurizio. In questo video andremo a trattare un diffusore dal marchio storico inglese, mi riferisco a Mission. Il diffusore lo vedete qua appunto a mio fianco e il modello in oggetto è 700 Landing Day. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Maurify, canale dedicato a tutto quello che è il mondo dell'alta fedeltà. E io sono Maurizio. In questo video andremo a trattare questo diffusore, questo qua che sta appunto al mio fianco. Il marchio è un marchio storico per quello che riguarda appunto la realizzazione dei diffusori, marchio inglese, mi riferisco a Mission.
Il modello in oggetto è un modello uscito all'incirca a metà, dotato di una sospensione che ha una particolare conformazione come il